Allora, lista top 5 rapper italiani preferiti di mia madre, vai. Marra, ah no, Caparezza per primo. No, no, non in ordine. Ah, Caparezza, Darge, Easy, Tedua e Marra. Quenti 40? Anche, per cui sono 6. Scusami, articolo 31, gemelli diversi. Articolo 31, gemelli diversi, tutte e due. Vasco Rossi o Ligabue? Vasco, sempre Vasco, grande Vasco! Aspetta, 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 aspetta. 883 o Luna Pop? 883. Biagio Raci o Alex Britti? Alex Britti. Aia. Max Gazzè o Cesare Cremonini? Cesare Cremonini, no! La signora è con me. Basta. Miglior gruppo rock preferito? Queen. Aspetta, brava, sì. AC/DC o The Doors? Doors. Miglior cantautore italiano preferito? De André. Sicura? Sicura. Prendo e lasciare? Dalla, Lucio di Milano, no? No, di André. Ok. Ultima domanda, ultima domanda. Vediamo se ce l'abbiamo. Miglior cantante pop femmina, femminile, al femminile. Madame. Pop, mamma. Ancora non lo è diventata. Madame, ormai sei ufficialmente un artista pop. Guarda, chi è il rapper più bello in Italia? Tedua. Ma veramente? Sì. Ma sei di parte. Sono di parte. Il rap che non sia mio figlio, il più bello, Mahmood. Ah, sì? Sì. Parliamo di un punto di vista estetico, Punto di vista estetico, Mahmood. Club Dogo o Farbifibra? Club Dogo. Ernia o Lazza? Lazza. Frankie Energy o Neffa? Neffa. Aspetta, chiariamo che i testi di Ernia li preferisci. Tantissimo. Ma hai votato Lazza? Lazza perché suona benissimo il pianoforte, complimenti Lazza. E a te ti emoziona questa cosa? Sono morto qua. Suonerà lui al mio funerale. Ecco, sì. Ma che cosa? Ma com'è, dai? Anzi, intanto venite a Casale de Beuca, se volete mangiare bene, sulle alture di Cogoleto troverete questo bellissimo esemplare di cameriere dall'etica professionale sconfinata. Paghi o Shiva? Sono tutti e due bravi. Chi ti piace? Sono tutti e due bravi, li sento tutti e due. Shiva da Supreme. Allora da Supreme. Ok. Anche se è più per ragazzini. Vabbè. Ok, no, ci sta. Gali o Salmo? Salmo, scusami, Gali. Sfera Orcomi? Orcomi. Ketama o Massimo Pericolo? Massimo Pericolo. Aia. Io mi sento soddisfatto, ragazzi, non so voi. Ultima, perché ti giuro c'ho i fan che mi prezzano. Oh, ragazzi, Tony F o Taxi B? Oh. Tony F, oh, Aloma! Ma è uguale. A Milano li senti anche... È uguale, perché tu non potevi uscire, non potevi uscire, e io ho visto molte mamme con dei decreti di adozione portare via i bambini. Di quelle scene che ho raccontato sul libro, credo che quella sia una delle parti molto forti. E lì sarebbe da fare tutta la fotografia.